appassionato da lungo tempo di intelligenza artificiale, dai tempi in cui leggevo Asimov e Phil Dick. La fortuna vuole che nel mio ruolo in InfoCert oggi mi possa occupare effettivamente di intelligenza artificiale come lavoro. Questo perché InfoCert è una vera e propria data company. Nel nostro lavoro quotidianamente gestiamo milioni, anzi direi miliardi di informazioni. L'intelligenza artificiale, l'applicazione di soluzioni tecnologiche innovative, è l'unica modalità con la quale possiamo sopperire alla difficoltà di gestire queste mole di dati. Le aree di implementazione di soluzioni di intelligenza artificiale sono sostanzialmente due e riguardano la protezione del dato da un lato e la valorizzazione del dato dall'altro. La protezione del dato è legata, diciamo, alla necessità di garantire l'affidabilità e la persistenza dei dati all'interno dei nostri sistemi. La parte di valorizzazione del dato ci consente di riconoscere, classificare, se serve validare le informazioni che stiamo gestendo al fine di poi poter innescare i processi di business opportuni. Su questa fase di valorizzazione abbiamo due macro aree su cui, diciamo, stiamo investendo sempre nell'ambito dell'intelligenza artificiale. La prima è quella legata alla gestione delle immagini, quindi non di documenti ma di oggetti non strutturati. La seconda invece è legata al mondo più classico dei documenti. Ed è qui che entra in gioco la tecnologia Cogito. Andiamo a verificare il contenuto semantico di documenti. In particolare noi abbiamo un grandissimo focus legato alla gestione dei nostri oggetti di posta elettronica certificata, quindi l'oltre 500 milioni di messaggi che gestiamo annualmente richiedono di essere giustamente classificati, compresi rispetto al dominio di business e quindi poi, diciamo, inoltrati rispetto a processi di business. E abbiamo apprezzato sostanzialmente tre caratteristiche importanti dell'offering Cogito. La prima è la velocità di implementazione, quindi differentemente da altri strumenti di più basso livello, con Cogito riusciamo a essere molto efficaci nella fase di configurazione della nostra knowledge base e delle regole di classificazione e indicizzazione. Questo anche, ed è il secondo motivo, perché esistono una serie di knowledge base o ontologie verticali per mercato, per cui su alcuni processi di business per noi interessanti abbiamo già trovato out of the box delle componenti pronte ad essere utilizzate in grado di aiutarci ad accelerare il tempo di processamento. Ultimo, ma non meno importante, siamo stati in grado di costruire insieme a Expert System dei modelli di business coerenti, quindi quello che era l'idea di posizionamento della nostra soluzione sul cliente finale è stata supportata da un modello di licensing e di pricing che Expert System, diciamo, ha costruito insieme a noi. Per questo motivo, diciamo, oggi la componente Cogito è uno dei pillar importanti nella nostra componente di offering sulla valorizzazione del dato.